Io adesso intanto cerco di mettermi all'interno di questo vostro percorso, di questo vostro cammino, cambiando registro. E dunque in prima battuta mi introduco alla questione con due tratti narrativi, con una narrazione, due episodi che si riferiscono alla vita di Madeleine Delbrel. Che un punto sento di sviluppo, molti certamente conoscete questa donna francese che dagli anni 30, a una certa data di 30 in avanti, ha scelto di abitare in un quartiere di periferia operaio a Ivry, di un quartiere di periferia di Parigi. Ecco, parto da qui e naturalmente già sentirete come qui c'è anche molto di me o di noi, fare meglio a dire, dell'esperienza, tra l'altro Torino ha, voglio dire, ricordiamo i nomi, da Renato Rosso a Rita e Carla delle Suore Luigine, ha una grandissima tradizione, una grande consonanza di vita comune con noi e con la vita dei Rom. Dunque, qui su questo tratto narrativo c'è anche perché mi piace raccontare questi due episodi, e poi per il resto, come avevamo parlato con Don Paolo, come mi aveva chiesto, metto in gioco in parte un tratto di rilettura di passi biblici legati anche alla lettura antica patristica, dunque una grande Macedonia, speriamo che tenga. Allora, se vedete anche nello schema, ma comunque questo primo punto, che è molto vicino, almeno io lo sento molto vicino anche alle ultime cose che venivano dette sia da Don Roberto sia nel dialogo, l'avrei intitolato Un mazzo di rose e un caffè con leggerezza. Il primo episodio, appunto, della vita di Madeleine Delbrel si riferisce al fatto che lei si è spostata, come ho detto, in questo quartiere operaio, comunista, in un'epoca in cui voleva dire proprio un tema di grande rottura, e si è spostata certamente con una buona volontà, con una dedizione, donazione grande, ma, come appunto veniva anche fuori più volte, evidentemente anche avere questo grandissimo desiderio di dare, di donare, non impedisce di compiere delle gaffe enormi, o non impedisce, ovviamente in questo caso, ma in molti altri casi, al di là del desiderio e della volontà, di ferire la persona. In questo caso il fatto è stato che lei è andata a portare un pacco dono a una famiglia operaia, adesso che era in grosse difficoltà, non ricordo se era un periodo che aveva meno lavoro il marito, ma comunque anche così di base avevano molti figli e molte difficoltà, e lei ha portato un pacco. Ora naturalmente a me già l'idea pacco mi ricorda, ecco qui già c'è il tratto, anche se non tutte le volte faccio riferimento, molto autobiografico. E il marito soprattutto si offende moltissimo di questa coppia, gli ridà il pacco in mano modo dicendo che non hanno bisogno di lei, che non venga a offendere, che cos'è questa. Allora, sempre appunto dal piccolo punto di vista che è la nostra esperienza, abbiamo tanti esempi di pacchi, valga pacco per tante cose, a cui reagendo male quello che doveva ricevere, la persona che lo portava si è offesa alla morte, brutta gente, cosa voglio, insomma, e avanti, risparmio. Non è il caso di Madeleine Delbrel, la quale invece capisce che, non so, anch'io non conosco il contesto dell'espressione di Vincenzo De Paoli, ma mi è molto piaciuto che si era presentata a far del bene senza questa consapevolezza di dover essere perdonata per questo, e soprattutto che non aveva saputo cogliere il kairos, il momento opportuno di questa relazione, per cui lei capisce e la volta seguente, invece di dire questi cosa vogliono, eccetera, si ripresenta con un mazzo di rose, con quel che costa un mazzo di rose, e la cosa finisce con grande commozione reciproca e poi con un grande abbraccio. Il commento di lui che l'aveva mandata via è: mia moglie mai ha ricevuto in dono un mazzo di rose, che è quanto di più inutile, gratuito, di quanto più esempio appunto di un dono che è soltanto un dono effimero, neanche una piantina, un mazzo di rose che si poteva dare, riconoscendo così di aver sbagliato, di avere in qualche modo, non volendo, ma di avere offeso in questo tratto, questo fatto.
L'altro aspetto invece riguarda lei come destinataria di un dono. Lo scorro velocemente perché mi sembra che sia scritto anche molto bene, che possa essere utile, interessante. Questo l'ha scritto dopo, l'ha scritto intorno agli anni, fine anni 50, ma si riferisce a un episodio precedente, un episodio probabilmente del tempo della guerra, fine della guerra. Mi trovavo in una grande città, parecchi anni or sono, all'estero. Erano le ultime ore di alcuni giorni passati là. Non avevo quasi più denaro, ero molto stanca e soffrivo di quel dolore che tocca in noi l'animale, nell'animale ragionevole che siamo. Il dolore della morte, di parecchie morti, di morti della mia stessa carne. Non credo che rappresentassi una determinata categoria umana. I vestiti che indossavo erano senza particolarità. Camminavo da parecchie ore per strada aspettando il treno. Perché non dire che piangevo? Non me ne preoccupavo e attendevo che passasse. Straniera, sconosciuta. Una sofferenza comune a tutti gli uomini, che suda lacrime, come certe fatiche il sudore. Si mise a piovere, avevo fame. Le monete che mi restavano stabilivano con esattezza quello che potevo pretendere. Entrai in un minuscolo caffè in cui davano anche da mangiare. Scelsi quello che potevo comprare, roba cruda. Mangiavo lentamente per renderla digeribile e per dare alla pioggia il tempo di smettere. Di tanto in tanto gli occhi mi si bagnavano. Tutto a un tratto le mie spalle furono circondate da un braccio confortante e cordiale. Una voce mi disse: «Voi, caffè, io, dare». Era assolutamente chiaro. Ho spesso parlato di questa persona. Ho pensato a lei, ho pregato per lei con una riconoscenza inconsumabile. E oggi, se cerco la bontà in carne ed ossa, è lei che mi si impone. Perché ciò che dà a quella donna valore di segno cristiano, d'immagine lontana ma fedele della bontà di Dio, è che è stata buona non per chi ero dei suoi, familiarmente, socialmente, politicamente, nazionalmente, religiosamente. Io ero la straniera, senza indice d'identità. Avevo bisogno di quella bontà che si fa misericordia, e mi è stata data da quella donna, a me che ero, non importa chi e non importa che. Ecco, credo che appunto con un registro narrativo entrambi gli episodi sono un buon commento alle riflessioni sul dono che qui già avete fatto insieme a Don Roberto e con le domande. Proprio perché per poter, come dire, per poter avere un dono non arrogante c'è bisogno di uno stile, di un modo che una volta sta sul versante di chi dona e sa donare con leggerezza, senza offesa, riconoscendo il valore dell'altro, donandogli l'inutile, il superfluo, il gratuito, come profumo, se vogliamo, sui piedi di Gesù, il superfluo, non si poteva vendere per dare ai poveri, no? Il superfluo, il gratuito, l'in più, ma riconoscendo la capacità anche dallo stesso tempo di riconoscere che cosa si riceve. Nel primo caso, di apprendere senza offendersi la lezione del rispetto per l'altro. Nel secondo caso, di accettare di essere quella che, altre volte no, ma in quel caso è nel bisogno, e sa accettare, ricordare e trovare in una cosa data, un caffè, non importa a chi e non importa perché, trovare addirittura un segno del venirci incontro di Dio, della misericordia di Dio. Occorre un atteggiamento che, cercando un po' di capire l'insieme dei temi che mi avevate affidato, mi sembra di aver colto proprio in quel rimando alla beatitudine della povertà di spirito, o meglio, all'insieme dello stile che è rappresentato dalle beatitudini, perché torneremo magari, ma una caratteristica anche delle letture patristiche antiche delle beatitudini, con tutti i difetti che hanno quelle letture, per carità, sempre pronte a schizzare nell'allegoria, però un vantaggio è che, mentre noi molte volte ci siamo un po' frazionati, molti, penso Gregorio di Nissa, ma anche altri, hanno mantenuto l'idea che quello è un unico percorso. Dunque sono unici, cioè sono diversi step, diversi punti,
di uno stile, che è lo stile dei poveri, dei puri di cuore, dei miti, dei pacificatori, che rappresentano un atteggiamento che è dono di Dio e grazia, ma che è anche un atteggiamento che reciprocamente gli uni gli altri possiamo aiutarci a costruire, che è un modo, uno stile, un modo di stare nel mondo, anche un modo di vivere le relazioni con leggerezza, diciamo, con leggerezza, dando a leggerezza non la vacuità della cosa che non serve, ma la profondità della grazia, se possiamo giocare su questi termini. Ecco che allora il rimando, che come ha già ben detto Don Paolo, intravedevo l'effetto di guida, di specchio, che intravedevo nel brano di Giovanni 4, l'incontro di Gesù con la donna di Samaria, ben si colloca in questo contesto. E soprattutto già Don Paolo l'ha accennato dicendo come dammi da bere risuoni nella bocca di lui e poi nella bocca di lei, in questo scambio alla maniera giovannea, diciamo, in questo colloquio alla maniera giovannea, vediamo come ci sia un contesto, un quadro di grande concretezza che si sprofonda o si innalza, come volete, ma un quadro di grande concretezza che man mano si approfondisce, si carica, si addensa di significati grandissimi, fino a poter rappresentare qua non soltanto quello che dal punto di vista del dono reciproco ben diceva Don Roberto, cioè quell'eccedenza, quella sporgenza, quel di più della relazione che comunque in uno scambio sia pure sproporzionato e dispari si dà, ma nel brano evangelico rappresentando proprio se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa ne avresti chiesto, quindi rappresentando, diciamo così, il massimo di quello che noi possiamo dire il dono. Allora certamente un riferimento immediato a questo brano, a questa pericope evangelica giovannea è proprio per questa possibilità di poter avere, prendere da lì, ma estendere alla nostra vita uno sguardo contemplativo che consente di sprofondare, uso, non so se uso delle parole a volte un po' così, però spero che di riuscire a spiegarmi, di sprofondare, cioè di poter penetrare con lo sguardo della contemplazione, che è lo sguardo della trasfigurazione, di poter dunque sprofondare quell'incontro, quello scambio, anche quel bicchiere d'acqua, sprofondarlo fino a cogliere la radice della nostra umanità, la radice del venirci incontro di Dio con sproporzione che non ci umilia e dunque dice ma dammi qualcosa anche tu. Gesù non soltanto credo pedagogicamente ma proprio per il tratto profondamente umano di questo incontro, ma anche per quello che quell'umanità rappresenta del modo di Dio, non inizia dicendo ehi vieni qua che ti do una cosa importante, inizia chiedendo dammi da bere, mettendo lei stessa nella condizione di dare qualche cosa, di dare da bere. E mi unisco in questo alle voci che venivano dalla sala, proprio anche io personalmente devo dire, prima Don Roberto ha fatto la battuta sui teologi, ma ben prima appunto di studiare un po' di teologia o di occuparmi di queste cose, avevo un certo sospetto verso certe presentazioni del dono dove c'è soltanto da dare, oppure dopo quanto dicevano ma non lo devi fare per quella persona, in lui devi vedere Gesù Cristo. Ora, da una parte si capisce cosa vuol dire, però io d'altra parte se qualcuno dà qualcosa a me sarei contenta che lo desse a Cristina. Non che voglio escludere Gesù Cristo, però mi sembra che questa sproporzionata, questa reciprocità asimmetrica che si dà nel dono sia anche molto corrispondente a un nostro tratto, dicevamo, di gioia spontaneo, naturale, ovvio, poi sull'ovvio qua bisognerebbe lavorare, ma l'avete fatto anche molto. Però vorrei aggiungere un altro punto ancora, sempre su questo brano di Giovanni, della donna di Samaria, perché sia i quadretti di Madeleine d'Albret che ho già ricordato, sia questo quadro giovanneo come molti altri passi simili del Vangelo,
ho parlato di leggerezza, ma sono anche molto pesanti. Sono anche molto pesanti anche dal punto di vista etnico, sociale e di genere. Perché sono anche molto pesanti? Perché quello scambio, il pacco o le rose, avviene in un quadro di, in questo caso l'asimmetria è di tipo, in quel caso là era sociale, economico, in cui c'è qualcuno che ha delle risorse e degli altri che per condizione, non per chissà quale destino naturale, ma per condizione socio-economica, sono in condizione di ingiusta povertà, diceva Don Roberto, parlava purché non eliminiamo la giustizia, di ingiusta povertà. Così questo quadro che si sprofonda dell'incontro di Gesù con la Samaritana, che arriva a parlare del dono di Dio, eccetera, eccetera, però ha un quadro sociale, politico, etnico e di genere pesante, che io credo non dobbiamo semplicemente archiviare per arrivare velocemente al succo del discorso, ma il succo spirituale, religioso del discorso sta proprio anche nell'assumere in pieno quell'altra diseguaglianza, chiamiamola sproporzione, questa chiamiamola diseguaglianza, che non è proprio la stessa cosa, perché lì le parole del dialogo sono abbastanza evidenti. Come tu, che sei un uomo giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? Qui avete non soltanto l'oltrepassamento di confini abituali, che non sono scritti in chissà che destino eterno o nel dia, sono questioni sociali, perché in quel caso al pozzo un uomo non possa parlare con una donna non possa dargli da bere, fanno parte di un pacchetto che comunque riceviamo e che comunque con il quale interagiamo. Ma c'è anche una diseguaglianza, una lontananza, un confine che chiede di essere considerato e, se non oltrepassato, abitato, che è dato da una caratteristica etnica che diventa anche una caratteristica religiosa e politica. Sappiamo che cosa rappresentano i samaritani nel contesto evangelico. Dunque, a me sembra che leggere senza, come dire, trovare quella leggerezza di quella gratuità della relazione reciproca chiede però di considerare anche il peso di quella che non è semplicemente la sproporzione della relazione, ma è molte volte l'ingiustizia della diseguaglianza. Qualora si dia, ora la questione uomini e donne si pone un po' diversa, non si pone così sulla diseguaglianza, però in quel caso, nel caso di Madeleine del Bré o anche nel caso della divergenza etnica, stranieri, lì è forte, credo che vada considerata. E dunque, da dove io penso si deve partire per considerare questa questione dei confini, dei contorni, del quadro, che poi si approfondisce nel tema del dono e della relazione? Direi da più in là possibile, cioè potrei dire dal confine o dal margine, le parole hanno un'emivita, come si dice, no, dei battè, un'emivita non molto lunga, per cui ben presto diventano consunte e stufano un po'. Allora direi dal bordo, cambiamo parola, perché per non usare quelle troppo consumate, dal bordo, cioè vorrebbe dire una cosa che comunque dirla in questo luogo la rende quasi banale, scontata, superflua, però valga anche come riconoscimento e come dire, devozione a quello che qui esiste, alle pratiche, all'ideale che qui c'è, dalle radici, dalla radicalità del rispetto di ogni vita. E questo voi potrete dire, direte, dirà la madre che parlerà dopo di me, chi parlerà comunque dopo di me, dirà come questo, ma c'è bisogno di tante altre cose per dirlo, potete cercarlo nella vostra tradizione, che è, come tutti i carismi, un Vangelo possibile, dunque nel Vangelo che fa parte
della tradizione qua della piccola casa, avete molte parole certamente per dirlo e ancora di più molti gesti significativi, molte vite donate in questo senso che lo dicono. Però proprio appunto per dire, per offrire un allargamento del discorso, una base ulteriore di confronto, mi piace provare a dirlo con le espressioni di una, diciamo, filosofa, una tipa anche un po' particolare, che si chiama Judith Butler, americana, da recente, tanto che scrive, ma di recente ho scoperto che anche ebrea, ebrea praticante nella sua sinagoga negli Stati Uniti, ma non sionista, cioè contraria alle violenze sul popolo palestinese. Dico l'ho scoperto da poco perché negli ultimi libri che ha scritto, Strade che divergono, ad esempio, e anche A chi spetta una vita buona, mi riferisco soprattutto a quest'ultimo, A chi spetta una vita buona, lo dice proprio come forma militante, anzi dice che il motivo per cui lei ha cominciato a ragionare di filosofia era questa sua appartenenza anche religiosa. Lo dico anche perché la prima parte della sua produzione lei si è occupata di questioni di genere, dandone una declinazione molto estrema, così è diventata l'oggetto di tutti gli strali, di tutte le scomuniche del mondo. Però credo che, pur non essendo d'accordo con quella sua parte di produzione, sulla figura in generale si dovrebbe ripensare. Comunque lei in questo testo che ha ricevuto, cioè un testo che ha ricevuto, ha avuto un premio Adorno per questo, perché lei ha partecipato agli studi della teoria critica, insomma, di questo, della scuola di questo filosofo, e allora ricevendo il premio, come si usa, ha fatto un discorso. E in questo discorso, interagendo con minima moraglia di questo Adorno, dice da dove partire? Dal considerare che nessuna vita è dispensabile, cioè che di nessuna vita si può fare a meno. E criticando una posizione che studia i sistemi politici come, per vedere come funziona il potere, che viene chiamata anche di biopolitica, cioè il potere funziona come un organismo, vediamo come funziona. Lei dice non abbiamo bisogno tanto di questo, certo è necessario avere un'analisi delle diseguaglianze, ma dobbiamo opporvi una microfisica, perché così si esprime l'altro, una microfisica della resistenza, a partire dalla critica, dico le sue parole poi provo a interagirci, sul valore differenziale delle vite, cioè criticando in pratiche, con parole, con gesti, con vite, con dedizione, con attività non violente ma di grande rilievo, criticando l'idea che ci possa essere delle vite che non sono degne, lei dice, di lutto pubblico. E siccome dice per le persone importanti c'è un lutto pubblico, io ritengo che questa nostra posizione deve farci affermare la dignità, il valore del lutto pubblico per ogni vita. Allora credo che sia un modo che può, come dire, incrociarsi, può interagire con le modalità, diciamo, a cui siamo più abituati, non perché, torno all'idea delle parole che si consumano, no? Non perché uno dice, vabbè, l'abbiamo detto in mille modi, non so, pensiamo a Sapienza, capitolo 11, tu Signore ami la vita e nulla disprezzi di quello che hai creato. Abbiamo una tradizione biblica che lo dice, sia nel primo che nel secondo testamento, lo dicono molte dedizioni, è stato ricordato Vincenzo De Paoli, la vostra tradizione qua, voglio dire, non è perché non abbiamo parole, dobbiamo cercare quella nuova perché è più di moda, ma perché molte volte, passando in terra straniera, le nostre parole ci tornano, e ci tornano come con la moltiplicazione dei pani, cioè ci tornano riflesse, ci tornano nuove, ci tornano più brillanti, anche se quell'altra tradizione magari ci serve soltanto provvisoriamente, interlocutoriamente, come passaggio,
non è detto che parole ci stanno a cuore, le teniamo, l'altra magari teniamo adesso, però è anche, credo, utile provare le nostre espressioni più proprie a tradurle, proprio perché così escono dalla loro ovvietà, oppure siamo semplicemente noi che usciamo dalla nostra abitudine. Però per dire come la sento così forte, così parlante, anche dal punto di vista di una spiritualità cristiana, mi sembrava che si potesse accostare a due espressioni che sono molto belle, una che viene dal documento CEI del decennio scorso, comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, e l'altro che viene dal congresso internazionale, che è stato 2003 forse, non so, il libro edito 2004, congresso internazionale della vita consacrata, che poi non ha avuto una seconda edizione, e che è pubblicato con il titolo Passione per Cristo, passione per l'umanità, e in prima battuta si chiamava Cercatore di pozzi e di percorsi. Allora permettete, anche se qui chi non fa parte di una comunità, diciamo, religiosa all'antica, per parlare all'antica, o di vita consacrata, siamo una minoranza a occhio, però permettete lo stesso di dire che lo userei in forma inclusivamente battesimale, ce lo prestate, è stato scritto sia nel documento CEI che in quell'altro, pensando alla vita consacrata, alla vita religiosa, ma se ce lo prestate io lo uso anche altre volte come inclusivamente battesimale, perché mi sembra che stia sulla radice profondamente battesimale anche dell'esperienza religiosa, poi questo direte voi, però mi sembra che ben si presti a commentare questi grani del percorso che stiamo mettendo, e lo leggo. Dalla CEI, la prospettiva del servizio della carità ci dà l'occasione di rivolgersi ai religiosi, mi sono permessa di aggiungere religiose, visto che di solito sono sempre la maggioranza, ma si occultano, ai religiosi e alle religiose, chiamati proprio in virtù della loro scelta di vita che li rende, virgolette erano nel testo CEI, poveri e marginali, a essere segno di speranza, testimoniando la possibilità data a ogni uomo e donna di abitare le frontiere della società e della vita, trovandovi un senso, una ragione per cui è possibile vivere e dare la vita, cioè testimoniando, segno di speranza, la possibilità di abitare l'ultimo posto, ma l'ultimo posto non per, non so, un'umiltà costruita, ma l'ultimo posto perché così radicalmente umano che nessuna esperienza umana possa esserne fuori, che nessuna vita possa essere meno di così. Torniamo alla critica del valore differenziale delle vite, alla dignità della necessità di lutto pubblico per ogni espressione di vita, cioè così radicalmente, così che nessuno possa dire ma io valgo meno, ecco, in questo senso profondo, no? E più o meno in maniera simile si esprimevano in quel testo che ho già citato Bruno Secondin e Diana Papa in un contributo collettivo, e ancora parlo delle persone consacrate, ma voi gentilmente ce lo prestate, penso. Donne e uomini fragili e innamorati, compassionevoli e realisti, devono alimentare, raccontando e vivendo, nient'altro che parabole di esistenze ferite che la grazia guarisce, testimonianze di inquietudini dolorose che il dialogo riporta all'autenticità, reazioni provocatorie che richiamano la curiosità teorica a trasformarsi in prassi compassionevole, gesti testitori di incontri occasionali che la compassione avvolge di speranza nuova. Mi sembra che una posizione così radicale in questo senso di radice dell'umano, possa ben sorreggere l'idea del dono in relazione allo stile che sono le beatitudini, e possa stare appunto a commento anche cristiano del testo estraneo letto prima. E dunque vado a concludere
quell'ultimo pasto, che è un po' come l'incontro del pozzo, potrebbe estendersi anche molto, ma non credo che ce ne sia neanche bisogno, non soltanto per un giusto rispetto della vostra fatica e dei vostri tempi, ma anche perché mi immagino di parlare in un contesto che questi passi biblici ha molto presenti, questi cui alludo adesso, per cui credo che questo ci possa consentire di mettere lì queste altre pedine, diciamo, del discorso e di lasciarle perché poi possano essere da ognuno, da ognuna, lavorate, approfondite. Allora, come dicevo, quello che proviene dalle letture antiche, cristiane antiche, chiamiamole patristiche, delle beatitudini, è spesso l'idea che si tratta di un percorso unitario, per cui non si tratta di prenderle soltanto separatamente, che cosa è poveri in spirito, che cosa è miti, che cosa è pacificatori o puri di cuore. Direi che poveri in spirito e puri di cuore sono le più gettonate forse nelle letture antiche e si richiamano una con l'altra, ma tutti insieme formano gli aspetti di un percorso che è un percorso di uno stile, che è lo stile, come dire, di, lo dico adesso mescolando questa idea del percorso antico con una teologa brasiliana che è Ivone Jobara, in cui i poveri nello spirito, senza niente togliere alla disuguaglianza di cui già dicevamo, ma i poveri nello spirito sono accostati ai puri di cuore e di sguardo, qui è promessa la visione. Ma, commenta questa teologa, rifacendosi proprio ai brani del Vangelo in riferimento a tutto questo, puri? Ma quali sono puri? Come sono puri i discepoli che incontra Gesù? Come sono pure le persone che lui incontra? Dalla Samaritana in là, ne abbiamo una carrellata di assolutamente cultualmente impuri, dai pastori con cui è nato, ai ladri con cui è stato crocifisso. Lui viola il sabato, un contesto generale di impurità. Allora lei dice, sono puri, ma diremmo così provvisoriamente, puri di mescolata purezza. Cioè sono puri di una purezza che non è la purità rituale, ma è una purezza profonda, per questo che si tiene con l'idea dei poveri in spirito, dei poveri di quelli che si pongono con quella leggerezza e con quell'affidamento, ad essi è affidata, ad essi è donata la visione di Dio, questo è lo stesso per la mitezza e la pacificazione come modo di stare nel mondo. Ma soffermandomi su questo tema, poveri di spirito e puri di cuore messi insieme, ad essi è donata la visione, no, le promessa la visione di Dio, tutto questo mi richiamava all'idea che ho detto prima, che si sprofonda, l'idea della contemplazione e alla possibilità, legata a questo stile, diciamo, delle beatitudini, stile di disponibilità e di grazia, di poter far sprofondare, di poter attraversare gli incontri che viviamo per cogliere la radice di profondissima spiritualità che li abita, anche nella banalità di un caffè, di un mazzo di rose, di un bicchiere d'acqua e avanti. E allora mi pareva che cercando dei altri passi biblici, ripeto, li dico in sintesi, mi pareva che il brano di Luca 10, 38-42, cioè sarebbero Marta e Maria, dunque ce l'abbiamo ben presente, si potrebbe scippare un attimo l'immagine che lì è proposta per la lavanda dei piedi e dire, ma perché, non entro in tutta la dinamica Marta e Maria, ma interessante, ma adesso, ma potrebbe anche essere, cambiando i ruoli, che in ginocchio lì davanti, nella posizione di un ascolto che finisce in un abbraccio, è Maria e l'altro è Gesù, tanto il catino d'acqua del loro servizio reciproco rispecchia i volti. Nel senso che la posizione in quel caso attribuita a Maria, ma non sto, io non sto di quelli che colpevolizzano Marta, ma insomma semmai vedremo, attribuita a Maria
quella parte migliore, mi trovavo in grande consonanza con chi parlava di gioia in senso profondo prima, quella parte migliore che non ci sarà tolta, quello sguardo che in Maria là è lo sguardo discepolare, cioè che nelle parole dell'amico straniero di passaggio coglie le parole del maestro e del rabbi. Però, se ce lo facciamo anche questo prestare, può diventare un tratto discepolare e di ascolto anche nei nostri incontri reciproci, incontri in cui sappiamo ricevere e sappiamo dare con leggerezza. Quello è quell'incontro, quella relazione che, se ne assumiamo la dimensione contemplativa, quella purezza, di mescolata purezza, che la visione promessa ai puri di cuore si sprofonda, e quella allora è la parte migliore che non ci sarà tolta. È una gioia che è la gioia che fa da traduzione della beatitudine, perché in fondo beati vuol dire felici, fortunati, gioiosi. Quella gioia, nessuno vi toglierà la vostra gioia, quella gioia profonda che non è quella mercificata dello scambio di cui si diceva, ma è la gioia della relazione, è la gioia che, unisco al modo patristico che saltano da una parte all'altra altri due passi biblici e qua poi mi fermo, unisce quello che nei commenti che vengono fatti a Genesi 26, ai pozzi dei patriarchi, viene visto come traduzione dei nomi, prendo i pozzi, litigano, c'è l'acqua, l'acqua pure è pesante, di grande realtà politica, c'è l'acqua, non c'è l'acqua, è mia, è tua l'acqua, due gruppi, due popoli, ci sono due pozzi che hanno due nomi poi che diventano particolarmente significativi. Uno per cui non litigano viene chiamato Rehobot, vuol dire spazi liberi, come nel saluto arabo ancora in uso, Marhban, Dio ti allarghi, ti faccia largo, saluto nomadico, ti dia spazio. L'abbiamo chiamato questo pozzo spazi liberi, perché Dio ci ha aperto, e subito dopo, quasi dopo, c'è un altro che si chiama il pozzo della visione. Commenta Origene, un autore antico, Dio ci dia di abitare presso il pozzo della visione, cioè avere quello sguardo discepolare di Maria che dice questo, in questo incontro si dà la grazia, si dà quella parte migliore che non ci sarà tolta e che nessuno ci può togliere, e che è la stessa cosa che troviamo nel Salmo 4, detto anche Salmo della Sera, che ben conosciamo, che è un po' traditore nella traduzione, perché nella nostra traduzione anche attuale dice: quando ti invoco rispondimi, Dio della mia giustizia, nell'angoscia mi hai dato sollievo. Perché è una parola difficile da tradurre, ma la parola può dire angoscia, vuol dire come angina, vuol dire strettoia, mi hai aperto, è la stessa radice del Rehobot, dei pozzi liberi. Allora, inizia dicendo, tu dallo stretto mi hai dilatato, la traduzione antica, latina e greca, diceva dilatasti, quindi teneva il significato della parola ebraica, nell'angoscia mi hai dilatato, mi hai dato spazio libero, e poi tutti sappiamo come finisce, hai messo nel mio cuore più gioia di quando abbondano il grano e il frumento.